Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi un video un po' particolare, poiché non farò un tutorial mio, ma ho restaurato una mappa di CNB, che sarebbe un redstoner, credo sia americano, che aveva fatto questo circuito in una versione precedente, quindi dove la redstone non aveva delle proprietà diverse e quindi non funzionava. Quindi l'ho aggiustata e funziona, quindi ora funziona, e l'ho anche resa migliore dal punto di vista delle funzionalità. Quindi, senza perderci in chiacchiere, ecco la prima parte del tutorial. Quello che ci servirà sarà intanto spazio, poi abbiamo bisogno della redstone torch, redstone, repeater, pulsanti, se vogliamo anche i cartelli, se vogliamo anche i note block, e non mi sembra ci sia altro per ora. No, vabbè, possiamo iniziare perché questo coso è silenziosissimo, non neanche i pistoni usa. Benissimo. Dobbiamo fare intanto la griglia, questa qua, che sarebbe il pad, quello con tutti i tasti, che sarebbero i numeri da 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E di dietro dobbiamo fare appunto gli output, 1 per ogni input, che sarebbero i pulsanti. Quindi mettiamo una torcia di pietra rossa corrispondente a ogni pulsante e procediamo in questa seguente maniera. Facciamo un solco di 5. Qui mettiamo redstone, repeater a 1, redstone, 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 repeater. Poi redstone, redstone, repeater, repeater. Poi blocco, blocco, redstone, repeater, redstone, repeater, repeater. Blocco, blocco, repeater, redstone, repeater, repeater. Qua invece tank, tank, tank. E facciamo repeater, redstone, blocco di sopra. Poi facciamo scala di qua e scala di qua. E facciamo redstone, 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 repeater, repeater. E l'ultimo, che sarebbe questo. Così, 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 così. Ok. E così. Qua un repeater e qua un repeater. Benissimo. Qua abbiamo finito. Mettiamo un'altra fila di repeater, così siamo tutti, così sono tutti allineati, tutti belli. E ora a ogni pulsante vedremo che si spegnerà un repeater. Questo qua è l'uno, è il suo repeater corrispondente. E così per tutti gli altri pulsanti. Vediamo per esempio il 5, sarà quello centrale. Vediamo il 9, che sarà questo. Il 7 invece sarà questo, e così via. Ora possiamo decidere di fare o una fila per i blocchi sonori, per i note block, in modo che quando noi premiamo un pulsante faccia il suono, oppure per passare direttamente al circuito. Io faccio con i note block, giusto perché così vi faccio vedere in tutti i modi possibili. Quindi così. Qua mettiamo la redstone di sopra e le redstone torce di sotto. Mettiamo una torcia di pietra rossa e questo qua sarà il filo dove voi metterete i blocchi sonori. Qua questo spazio lo lascio a voi, lo potete fare anche così, non c'è nessun problema, non c'è nessun problema. Ora possiamo impostare il decoder. Il decoder io lo faccio di 4, quindi
4 file. Benissimo. E metto un repeater qua, un repeater qua, fino a qua. Questo qua lo settiamo a 1. Ok, e continuiamo. Benissimo. Qua mettiamo redstone torch. Qua mettiamo redstone. Stessa cosa vale per qua. Mettiamo torch. Facciamo così, si sviluppa un pochino. E mettiamo blocchi sopra. E la redstone per completare il tutto. Benissimo. Dopo aver fatto questo, ci accorgeremo che quando noi premiamo un pulsante, tutti e 5 i fili, perché c'è compreso anche questo qua del not block, si attiveranno. Ora noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scegliere una combinazione, che io in questo caso l'ho fatta di 4, ma voi la potete fare di infiniti numeri, ragazzi, perché tanto questo decoder è fatto apposta per essere questo circuito, è fatto da CNB, è fatto apposta per essere programmato per quanti slot si vuole. Può essere anche lungo 1200 numeri, non vi preoccupate. In questo caso ora noi mettiamo la combinazione 6930. No, lo 0 non esiste. 5. 6935. Ora, visto che noi abbiamo questa combinazione, dobbiamo vedere a quale numero corrisponde l'output. Quindi, per spiegarci, questo qua è il 6. Il 6 corrisponderà a questa fila. Il 6 è il primo numero della nostra combinazione, quindi andiamo nel primo decoder, nella prima fila del decoder che non coinvolga il not block. Quindi questo qua ormai è a parte, questo qua non ci serve più. La prima fila del decoder senza niente, dobbiamo togliere la torcia nel 6 perché è la prima combinazione, il primo numero della nostra combinazione. Poi abbiamo il 9, vediamo il 9 sarà questa fila, appunto. Andiamo nel secondo, nella seconda fila del decoder e togliamo la torcia al 9. Poi andiamo nel 3, il 3 è questo. Questo qua è la fila del 3. Andiamo nella terza fila del decoder e togliamo la redstone torch. E anche per il 5, questo qua è il 5 che è centrale. Andiamo qua e togliamo la torcia al 5. Ok, ora facciamo che una L, così vedete, una L, la stessa cosa per qua e per qua. Ora vediamo, la prima torcia è molto distante, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare così, scaviamo un tunnel fino a quando non incontriamo la luce e facciamo così fino a quando la redstone non si ferma. Bene, qua che c'è il nostro blocco senza la redstone torch, questo qua sarà il 6, no? Qua la redstone la dobbiamo alzare di 1, in questo modo, che quando qua si spegnerà, ora qua la redstone si attiverà, si attiverà, bene. Siccome la redstone viene inibita solamente da quel blocco, quando noi premeremo il 6, la redstone si spegnerà. Ora facciamo anche lo stesso procedimento per il 9. Il 9 è questo. Abbiamo incontrato qua la L. E facciamo così. Qua alziamo di 1. Redstone. Chiudiamo. Benissimo. Ora qua abbiamo tutte e 4 le redstone dust qua. La redstone attivata. Ora cosa dobbiamo fare? Un repeater qua. Un repeater qua. Un repeater qua, un repeater qua. Redstone, redstone, blocco, 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 blocco. 2, 1, 2, 1. Bene, ora abbiamo finito la prima parte del circuito. Se volete vedere anche la seconda parte, cliccate in alto a destra. 3, 2, 1. Ci vediamo alla seconda parte.